Ciao a tutte e tutti, Giacomo Roberto, Scuola di Pittura alla Prima. Oggi andiamo a parlare di tavolozze. La tavolozza è un argomento un po' particolare perché generalmente è un po' sottostimato, no? Il problema della tavolozza. Diceva la tavolozza, vabbè, basta un piano, si comprano, eccetera, niente di che. Invece la tavolozza è importante perché è dove poi preparate i colori e quindi dove nasce il quadro. Se la tavolozza non è adatta a voi oppure non è la qualità che vi aspettavate, beh, il lavoro non viene molto bene perché poi vi rende anche nervosi durante la lavorazione, durante la realizzazione del quadro e magari non capite nemmeno perché. Quindi qualche consiglio sulla tavolozza penso sia indispensabile. Allora, io uso una tavolozza in vetro, quindi è una lastra di vetro fondamentalmente che mi sono fatto fare da un vetraio, quello che fanno i vetri per le finestre. Chiaramente non ha lo spessore di un vetro per finestra, ma è di 5 mm. Questa è di 5 mm. 6 mm sarebbe meglio, vi dà più sicurezza. È un pochino più pesante, però siete più sicuri che spostandola quando la dovete pulire, no? Non si rompe. Quindi, insomma, 5 mm almeno ci vogliono. 40-60 per me è una grandezza giusta, però per voi potrebbe essere troppo o può essere troppo poco. Quindi scegliete quella che secondo voi è più adatta come misura, questo lo potete calcolare bene in base al vostro spazio. Il consiglio che vi do è quello di avere una tavolozza almeno in formata A3, diciamo, ok? Almeno in formata A3. Non scendete troppo, poi chiaramente se veramente non avete spazio potete lavorare anche su mini tavolozze, però diventa difficile realizzare un lavoro a meno che non sia veramente troppo, veramente molto piccolo. Se questa lastra è in vetro, perché ora il vetro è un po' aumentato come prezzo, chiaramente aumenta tutto, ha aumentato anche il vetro, potete optare su una soluzione di questo genere. Nei grandi magazzini, nei negozi, trovate sicuramente delle cornici, diciamo, cosiddette a giorno, generalmente ci si mette dei poster, delle fotografie che sono bloccati a una tavola di fesica attraverso questo meccanismo. Queste le trovate di tutte le misure. Chiaramente la lastra è di pochi millimetri, sarà 2 mm, sì, però c'è questo piano di fesite che la tiene, quindi ci potete lavorare. Spesso non è vetro, ma è come una forma di plastica, però può funzionare. Qual è il vantaggio del vetro? Il vetro, il vantaggio è che il colore asciuga molto, molto, molto lentamente, al contrario di tanti altri materiali, quindi è molto adatto perché è molto repellente, diciamo, all'assorbimento, no? Quindi funziona. Questo materiale, che è una sorta di, boh, non so, una sorta di plexiglass, cosa di questo genere, può funzionare e si presta abbastanza bene. Se vi dà noia questo colore sotto, ci potete mettere un foglio della carta marroncino, chiaro, bianco eccessivo in maniera tale che non abbiate questo colore, scegliete voi il colore più adatto. Ah, rispetto al vetro, me l'ho scordato di dirvi una cosa importante, è che la molatura è che sia molato in maniera tale che evitate di tagliarvi. Non è necessario che abbia il bordo qui a pista, diciamo, a saponetta, cioè stondato. L'importante è che sia molato, no? E quindi che gli angoli non vi graffiate, non vi facciate male mentre lavorate, cose di questo genere. Questo è molto molto importante. Chiaramente ci vuole un piano stabile che non caschi, questo è ovvio. Se non siete persone che vi piace pulire la tavolozza, generalmente lasciate il colore, non avete voglia di toglierlo, la miglior cosa che vi consiglio allora è una tavolozza usa e getta. Per spendere veramente poco, il consiglio è quello di usare un rotolo di carta da forno. Il rotolo di carta da forno è eccezionale, ve lo fate grande quanto volete, l'importante è avere una tavoletta su cui piazzarlo, così come ho fatto io qui, e potete fissarlo dietro con dello scotch di carta o con degli elastici, vedete, o con delle tipo mollettine, pinzette, eccetera, in maniera tale da tenerlo fermo alla tavola. Potete farvi tavole grandi quanto volete, questo è molto semplice, anche vecchie tavolette su cui magari avete dipinto che non vi piacciono più, mattonelle, tutto quello che è piano può funzionare. Ci mettete la vostra carta forno, no? In questa maniera, e dipingete. Assorbe un po' più velocemente della
del vetro chiaramente, specialmente quando è caldo, specialmente quando è caldo o tiravento chiaramente. Bene, vediamo adesso come mettere i nostri colori sulla tavolozza. Qui abbiamo dei tubetti, prendiamo un colore proprio basico, un colore della Memory classico. Non sto facendo pubblicità, nessuno mi sta pagando per questa cosa, però qualche tubetto ve lo devo fare vedere. Allora, io qui ho un tubetto, è nuovo, preso proprio ora, e quindi questo è un cobalto. Quando lo mettiamo sulla tavolozza lo poggiamo così e lo tiriamo mentre, in maniera tale che l'abitatura rimanga il più pulita possibile. Là. Quindi passandolo sulla tavolozza in questa maniera, praticamente l'abitatura rimane sempre bella pulita. Questo è importante, perché se inizia qui a crearsi del materiale, poi l'avvitate male, poi il tappo non ci sta più, rimane aperto, vabbè, potete sempre usare perché il colore fa da tappo lui stesso, però ogni volta lo dovete bucare, insomma, lavorate veramente male. Quindi il sistema è questo qui, eh? Passatelo proprio, lisciatelo così proprio sul piano così passatelo, no? In maniera tale che il piano stesso, la tavolozza, vada a pulire il tubetto. Poi l'avvitate, eccetera. Allora, come si mettono i colori sulla tavolozza? In quale modo? Si mettono chiaramente attorno. Ora io qui l'ho messa al centro per farvi vedere meglio. Allora, qui abbiamo messo del blu. Mettiamo che usiamo tre colori. Un rosso, in questo caso un rosso Venezia. Un po' di più, e un giallo di Napoli con tre marche differenti, così non dite che lavoro per una marca. Una è la Ferrari 1919 e questa è la Lafranc Estrafini, mi raccomando. Allora, come si mescolano? No, cioè, chiaro, questa area centrale sarà quella dove mescoliamo i colori. Se questi sono i lati, noi andremo a mescolare qui, quindi porteremo i colori qui. Ok? Prendiamo un pennello più adatto, questo, e mettiamo che vogliamo fare una mescolanza di blu e di giallo. Come sappiamo, prendiamo il giallo in maniera abbondante, puliamolo un attimo con la carta. Andiamo a prendere del blu, portiamo il blu, perché portiamo il blu nel giallo? Perché il blu è più scuro, quindi si porta sempre lo scuro, possibilmente nel chiaro. E si mescola bene finché non si ottiene un unico colore. Il colore deve essere uno, cioè questo deve essere un colore. A questo punto lo do sulla mia tela, ora io la metto qui accanto per farvi vedere meglio. Allora, a un certo punto il colore andrà a finire e non dipingerà più. Cosa vedo fare spessissimo, questa è una cosa che vedo fare spessissimo. Le persone prendono un po' di olio di lino, un po' di olio di papavero, oppure dell'acqua d'aja, in questo caso dell'acqua d'aja, e allungano il colore così. Cioè, così, ma così dipingo, no? Ma così lo stai dipingendo, perché non hai più spessore, non hai più materia. Ti asciugherà velocemente, creerà un sacco di prosciughi, quindi macchie, problemi. Quindi è una cosa da evitare nella maniera più assoluta proprio. Questa è una cosa proprio da evitare. Ok, teniamolo proprio bene. Questa cosa non si fa. Quando finisce il colore, se qui innanzitutto qui se c'è andato il diluente, si porta via tutto, si asciuga, in modo tale che questa macchia liquida non rimanga qui. Poi si prende il colore di nuovo e si rimescola e si rifà. Dice, ma se non lo ottengo uguale, è niente, lo tieni uguale, lo cerchi finché non lo ottiene uguale. Se non sai veramente come ci sei arrivato, non te lo sai ricordare, vuol dire che è stato
Un colpo di fortuna allora non serve a niente a dipingere. Devi studiare e saper realizzare sempre il colore, come in questo caso, no? Vabbè, in questo caso era semplice, erano due colori soli, però fondamentalmente spesso le misture sono fatte da due o tre colori, il colore è difficile, 24 colori. Beh, è possibile, però in ogni caso ci devi saper riarrivare sempre. Mettiamo che io qui voglio aggiungere anche del rosso, però voglio conservarmi una parte di questo, lo metto qui e cerco il colore in questa zona, senza andare a mescolare tutto. Questo è sensato, non mescolarlo tutto, perché così posso ricostruire più facilmente il percorso. Come ho realizzato questo? Ah, guarda, ho realizzato perché qui ho messo del blu e del giallo di Napoli, del blu cobalto e del giallo di Napoli, e ho creato questo colore, ci ho messo il rosso e ho creato quest'altro colore, che fra l'altro è poco come quantità. Ok? Lavorate sempre con quantità abbondanti, quindi bene creare quantità di questo tipo. Sempre abbondanti, perché nell'abbondanza ci sta tutto. E se no è come se cucinaste per quattro persone e fate le dosi da due, no? Non funziona. Sì, sì, ho risparmiato, però chiaramente non mangiate nulla. Quindi il piatto deve essere sempre servito abbondante, che ce ne sia per tutti, ok? Quando avete finito una parte del lavoro e queste misture pensate che non vi servono più, non dovete fare altro che prendere una bella spatolina, pulire la tavolozza, pulire via via la spatola nella carta, asportare tutto quello che non vi serve, lasciando invece quello che vi serve. Io in questo caso lascio il blu e il giallo, e se necessario la cosa migliore è proprio pulire la tavolozza. Io ora sto mettendo due gocce di acqua ragia. È bene sempre avere una boccettina di acqua ragia nel contagocce, perché così la lavorate meglio, e pulire la tavolozza dove andrete poi a lavorare ancora, e quindi lavorerete sul pulito, no? Non avrete tutte quelle cose da scansare, tutti quei problemi. Tanto se memorizzate i passaggi per creare i colori, sicuramente riuscirete a realizzarli, non c'è nessun problema su questo, ci riuscirete benissimo. Bene, grazie di essere passato dal mio canale, di essere stato con me ancora una volta, e ci vediamo presto al prossimo video. Non scordarti di mettere un like a questo video e di iscriverti al nostro canale, così rimarrai sempre informato su tutte le nostre attività.